Dottore Marino, la quantità di stupefacente della qualità di, della tipologia cocaina veniva acquistata in Calabria, ma ci sono dei collegamenti con la Germania e uno dei soggetti infatti è proprio risultato irreperibile perché risiede in Germania. Ora valuteremo se oltre al viaggio che abbiamo monitorato dell'arrivo a Gela di alcune dosi di cocaina dalla Germania si è trattato di fatalità di puro caso oppure anche da lì ci poteva essere un canale, ripeto, sono supposizioni investigative, la certezza è che l'approvvigionamento avveniva in Calabria, zona comandata dall'Andrangheta, e perciò per avere questo passepartout per poter andare là significa che il brancato, malgrado l'incensuratezza, aveva contatti di primissimo livello per condurre questa lucrosa attività illecita. Si aspettano risvolti significativi nei prossimi mesi? Sicuramente la stiamo sviluppando, diciamo, tutti gli indizi che sono rimasti e alla fine della misura, perché reputiamo che sia un canale investigativo molto molto interessante. È stato stanato il vertice dell'organizzazione perché poi c'erano degli spacciatori di medio livello che andavano a rifornire i vari quartieri della città, quindi un'organizzazione con una rete consolidata. Parliamo di gruppo, un gruppo criminale con compiti ben chiari assegnati allo Stato, diciamo, scollegato dai clan storici gelesi. Operazione San Marcanda, tutto parte dal giugno del 2015 con un sequestro e avete intercettato un'attività illecita relativa allo spaccio di stupefacente nell'agro di Butera. L'indagine è partita da un sequestro di 3 kg di marijuana effettuato nell'agro di Butera nel giugno 2015 ed esattamente un anno dopo arriviamo alla conclusione di questa operazione che ha visto, diciamo, l'individuazione di un soggetto a capo di un ingente giro di spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente del tipo cocaina, coadiuvato appunto da pusher, quindi da spacciatore al minuto, e da un altro, diciamo, cosiddetto compare che attualmente non è stato possibile, diciamo, rintracciare, destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere, attivi nello spaccio di ingenti quantitativi di cocaina che appunto andavano a rifornire nelle zone del Calabrese e in particolare del Regino. Che operazione è stata da un punto di vista soprattutto dei collegamenti con i sequestri patrimoniali? Auspicabilmente e che ci auspichiamo possa ripetersi per il futuro relativamente al reato di traffico di sostanze stupefacenti è stata la possibilità di addivenire all'applicazione di una misura di una misura cautelare reale, quale il sequestro di beni. Provvedimento peraltro non che molto spesso non è stato possibile raggiungere ed ottenere relativamente a questo fenomeno criminale e che appunto il dottore D'Antona è riuscito a intravedere ed è riuscito a raggiungere. Per cui ci auguriamo che il perfezionamento dell'operazione apprensiva di questi beni sia quanto mai vicino e che possa, ripeto, e ne auspichiamo ulteriori esiti anche per indagini future.